siamo interessati ad un'altra ospite, la nostra Gemma Massi, è in linea? Sì, ciao Lorena. Ciao Gemma, buongiorno Gemma. Come stai? Buongiorno a te, molto molto bene, grazie. Tu? Molto bene anch'io, naturalmente. Cioè, magari ci sta più bene. Se le cose vanno male si dà una spinta per farle andare bene. Assolutamente. Mai piangersi addosso e mai lamentarci troppo. Assolutamente, non fa parte di noi. Ecco, esatto. Di bei spunti per portare al termine la giornata se ne trovano a volontà, se uno non ha lo spirito giusto per guardare avanti e concretizzare le cose. Allora, abbiamo un sacco di cose di cui parlare, per cui bando alle ciance. Raccontiamoci qualcosa noi, via. Ecco, parlaci di questa tua grandissima passione. Allora, che è più che una passione, sta diventando qualcosa di molto più, no? Io sono sempre molto curioso, però voglio sapere da dove parla. Ma chi è? È Nazareno, il nostro co-conduttore. Sono Nazareno, salve. Volevo sapere da dove parli. Dici tutto, Nazareno, da Ancona. Da Ancona, oh, perfetto. Qui c'è il sole, oggi fra un po' si va al mare. Sì, ma qui sta diventando nuvoloso. No, appunto, speriamo che dura. No, io sono prontissima con costume, ho preparato già la sacca per andare al mare, quindi... Ti auguro buona fortuna. Se lo metti nero su, l'oretta di mare me la regalo, dai, è su. Sì, ti auguro buona fortuna, non ho detto però che tu riesca a prenderla. E cosa fai in spiaggia? Raccogli sassolini per fare le rune? Ma veramente qualcuno ti ha suggerito la cosa? No, perché anch'io sono un po' infarinata sulla cosa, per cui so che ci si può così costruire ognuno, no, le proprie rune e anche andando a cercare dei sassolini che ci piacciono. Bravissima, sì, ecco. Praticamente la runa, che è un simbolo, quindi l'hai già detto te, che risale ai nostri antenati celti. A me, Morena, piace pensare che siano i nostri antenati, perché comunque siamo nati in Europa, loro sono stati molto prima di noi, nell'Alta Europa, poi con le varie scorribande più o meno, insomma, sono arrivate anche in Italia. Se pensi, e tu lo sai sicuramente, che Senigallia fu fondata dai Galli Senoni, Bologna ci riguarda da vicino, ci riguarda da vicino. Ad Arcevia c'è un museo con dei reperti celtici, Bologna lo stesso, prima era etrusca, poi arrivarono i Celti, addirittura ci sono dei reperti dei Boi, no? Un gruppo celtico ancora lì, quindi voglio dire, ci sono stati vicino tanto, no? Ma già qui da noi abbiamo, no, il festival a Montelago. Bravissima. Che rievoca ogni anno 4, 5 e 6 d'agosto quest'anno. Parteciperai Gemma? Ma guarda, non lo so, perché io sono stata un paio di volte, ma come spettatrice, no? E quest'anno come gruppo celtico, di cui vi parlerò ora, non l'abbiamo fatto in tempo a prenotare, perché io non ho considerato bene i tempi di preparazione, quindi non andremo come gruppo, non so se andremo così a prendere qualche spunto, no? Giusto per respirare l'atmosfera, ma no? Sì, ma veramente, poi se ci sei stata... avrei visto che in quella notte... Io purtroppo non ho sempre desiderato andare, ma poi per un motivo o per l'altro... Forse non avevo la compagnia che mi trascinasse e che mi facesse da supporto, andare lì da sola mi sembrava un po'... Da solo no. È pericoloso. Pensate Nazareno, scusa. Senti, volevo chiederti una cosa, però prima non abbiamo finito di spiegare con solo le rune. Esatto. Qui per questa, no? Scusa, ma mi ha telefonato poco. È maestra di rune lei, no? Allora, Nazareno, ti racconto le rune, te le racconto proprio. Le rune sono dei simboli, no? Che risalgono agli antichi Celti. Ora, e quante sono in tutto? Allora, guarda, il futhark che ho studiato io, a cui mi faccio io, sono 24 più una che è bianca, che è la runa del karma, la runa di Odino, quindi 25. Però, studiando, approfondendo, Morena, gli studi di rune, di gruppi runici, ce ne sono diversi, sono quelle olandesi, quelle irlandesi, che risalgono delle datazioni più o meno vicine a, però... Io una volta avevo le rune egiziane, è possibile? Una cavolata proprio. Ma queste sono tarocchi egiziani. Avevo delle rune, credo, egiziane. No, in Egitto non siamo arrivati. Allora era una bufala tremenda. Hanno appioppato qualcosa che non era chiaro.
Bella sta cosa, le rune egiziane sono profondi. No, se non sei i tarocchi egiziani forse. Sì, no, no, io avevo queste pietre con dei simboli, ma credo fossero legati a qualcosa di egiziano. Comunque, ecco, le rune sono delle pietre con dei simboli. No, sì, Nazareno, state zitto un attimo. Sì. Le rune sono dei simboli. Dei simboli. I simboli. Molto lineari, perché i Celti non arzigogolavano molto, quindi sono molto lineari. Allora. Questi simboli poi ognuno li incide o li disegna dove più gli piace. Quindi parlavamo di sassi, come giustamente dice Morena, perché è molto semplice, in effetti, a me, io sono più per il sasso, quindi io disegno nei sassi. C'è una mia allieva che le ha incise nella quercia e ha fatto un lavoro spettacolare, veramente una cosa bellissima, e che sono stupende, lei ha sentito di più il legno. Poi, che ne so, le puoi disegnare dove vuoi, è un simbolo, capisci? Quindi ha l'importanza del simbolo. Quello a cui io mi rifaccio moltissimo, questa è una cosa mia, io rispetto molto i simboli di qualunque tipo, perché si rifanno alla nostra antica saggezza, no? Di qualunque simbolo parliamo. Ma il simbolo poi alla fine è veramente l'immagine che comunica con l'inconscio profondo, più dell'immaggio. Bravissimo, esatto, e proprio in base a questo, ho detto una cosa giustissima, in base a questo per me disegnare un simbolo tanto per è un po' mancargli di rispetto. Sì. Ah, ecco, vedi, questo è importante. Questo lo diceva anche Jung. Brava, Jungianamente tuo, sono d'accordo con te. Se mi metto a disegnare una runa, faccio una cosa un po' così, insomma. Dimmi, Nazaré, scusa. Se mi metto a disegnare una runa, è una cosa un po' stravagante, ecco. Disegnare una runa, la runa la disegno quando tu sai il significato esatto di una runa. Ecco. Ora ti spiego, ogni runa è abbinata per esempio ad un dio celtico, ad una pianta, ad un cristallo, ad un arcano dei tarocchi, ad un fiore di Bach, ad un esagramma di Li Ching. Quindi dice disegni una runa, sì, ma dietro a questa runa, se non sai tutto il mondo che c'è, che la disegna fa, non ha significato, devi conoscere il significato dei simboli. Sì, poi chiaro che può essere un talismano, per esempio, no, ma perché no? Io li faccio, li disegno, me li disegno a pelle, voglio dire, ma perché sai che in quel momento ti serve forse quella runa per rinforzarti su qualcosa. Per esempio, parlando di rune, il mio gruppo, splendido gruppo celtico marchigiano, i ragazzi saranno forse all'ascolto adesso, quindi tanti saluti ai miei ragazzi. Li salutiamo con tanto amore, lo sanno, li adoro proprio. E loro stanno studiando, preparandosi per conoscere bene le rune danzate. Perché, sempre ritorno al discorso del simbolo, Morena, nel momento in cui un simbolo tu lo mimi, fra virgolette, quindi lo danzi, e sai cosa stai danzando, a livello energetico è un gran segnale al corpo, quindi te lo introduci. Quindi danzare le 24 rune con l'intento, con la consapevolezza che non stai a fare una danzettina tanto hai una carica energetica, una consapevolezza, un radicamento molto forte, molto bello, si va nel silenzio interiore, no? Quello che poi si cerca di avere con la meditazione statica, danzando le rune in maniera conseguenziale, quindi a un certo punto non pensi più, perché tu stai solo danzando, sei nella danza e sei le rune, quindi vai in un silenzio interiore e vai in una meditazione danzata. E il gesto si carica, no, di un significato che oltrepassa. Che oltrepassa, e questo il mio gruppo sta preparando questo, perché il nostro intento, ed è bellissimo perché tu immagina un gruppo di persone che all'unisono fanno lo stesso passo, no? Pensa che bellezza, che fluidità che c'è nel movimento quanto arriva. Beh, certo che per fare questo bisogna un attimino sapere conoscerle, no? È chiaro. Credo che sia uno studio anche molto impegnativo. Non finisce mai. Guarda, io ho iniziato lo studio, ho conosciuto le rune in un tempo molto molto lontano, veramente, e sono stata iniziata, diciamo così, da un maestro che conoscevo, a lui devo questa riscoperta, no, di questi simboli che poi ci appartengono. È venuta prima la passione per i Celti o per le rune? No, prima le rune. Prima ho conosciuto le rune, e sai quando
tu sai che quella cosa ti appartiene, no? Dice mamma mia, ma allora per me mio. È stato un po' così con i tarocchi. Ecco, sempre la curiosità, poi a un certo punto l'esigenza di approfondire, no? E capisci che ti ti appartiene. Quindi dopo poi l'ho disegnate, poi vabbè le ho cominciate a leggere, che poi chiaramente le leggi, no? La mattina ti tiri sulla tua runetta, dice che mi dirà stamattina, un po' come i tarocchi, brava. Esatto. Che ha detto stamattina? Che ha detto stamattina? Stamattina sai che me l'ho tirata su, mi sono scordata. Mannaggia! Adesso voglio che lo fai in diretta. Facciamo una cosa. Fra due minuti mandiamo una pausa. E poi così la pausa, mi mandi già in pausa. Voglio che una mattina ti organizzi e vieni qua. Ma molto volentieri. E adesso continua a spiegarmi, non è ora ancora di andare in pausa. Comunque quando andremo in pausa tu prenderai il tuo sacchettino e quando torniamo in onda ci farai l'estrazione della runa. Bravissima, mi piace questa cosa, ecco. La mia o la vostra? Vestito su. Falla per noi. Non è come una tombola, no? No. La puoi fare per noi, ma anche per te. Vince la cinquina tu. Estrai una runa per noi e una per te. Bellissimo, per la trasmissione e per me. Ecco, intanto andiamo avanti. Allora, che ti volevo dire? In effetti quello che ti posso dire di tutti gli misturi che sto facendo finora, insomma, quindi sono anni e non finisco mai, libri se ne trovo una iosa, in effetti non basta. Delle rune se ne parla tanto, Morena, ma in effetti siccome non venivano scritte solo dai sacerdoti, dai druidi, il popolo non scriveva, ma non scriveva perché per i certi la scrittura era inutile. Loro pensa che quando poi furono arrivarono i romani, quindi furono conquistati dai romani, i romani scrivevano e come, no? Certo. E loro furono l'unico popolo che non riuscirono a sottomettere e a farli scrivere, era proprio un rifiuto, per loro era una cosa inutile, e quindi le cose venivano tramandate. Runa vuol dire sussurro, vuol dire segreto. Bello. Perché e capisci la sacralità che c'è dietro. Sì. Quindi venivano tramandate dal maestro all'allievo. Poi venivano incise, sì, negli scudi, negli elsi delle spade, come talismani, nelle tombe, no? E quindi lì le abbiamo ritrovate. Però altrimenti, quindi molto quello che si dice è quello che in effetti poi ci hanno tramandato i romani, insomma, Virgilio, Strabone, quelli che hanno scritto dei Celti. C'è una parola, questa parola, druidi, chi erano i druidi? I druidi! Non ti dico chi erano i druidi, era Obelix, Asterix! I druidi, chi erano i druidi? Allora, ragazza, sedia. I druidi erano i sacerdoti celtici. Sai, no, Obelix! Più Asterix, come ecco. Chiaro che il discorso della barba e il capello lungo c'era, fantasia, quel personaggio, no? Che non mi ricordo come si chiamava, con i capelli lunghi bianchi, sì, non me lo ricordo manco io, sì. Non mi ricordo, però sì. Era quello il druido. Sì, praticamente pensa che erano talmente importanti che siedevano alla destra del re. E nelle decisioni delle battaglie era il druido che diceva se fare la battaglia o meno, quando, come, perché. Il re ascoltava lui, quindi avevano un'importanza fondamentale alla corte. Un contatto col divino, insomma. Esatto. Sì, erano dei fortissimi, erano dei sapienti, dei fortissimi veggenti, vivevano a contatto. Perché le rune sono abbinate agli alberi? Perché vivevano proprio nella natura, cioè non avevano le cattedrali. Per loro la cattedrale era il bosco, erano le querce, erano gli olmi. Tanto che quando i romani arrivarono, quindi arrivò poi il cattolicesimo, no? Adesso senza polemizzare, però insomma, sì. Tagliarono tutti i boschi perché sapevano che per il mondo celtico e per i druidi, che furono molti, furono uccisi, quelli erano i templi. Quindi quando arriva una civiltà dove arriva si sovrappongono. Sai, in maniera più o meno graziosa, no? E loro quindi i boschi, le querce secolari tagliarono perché sapevano l'importanza che aveva la quercia, per la quercia come. Per esempio i druidi adoravano il vischio. Sì. Pensa che la raccolta del vischio, che per noi è così, no? Avviene solo d'inverno, così la facevano nelle lune piene, non in inverno, quando c'era una piena. Ma il vischio veniva raccolto da un druido
che era vestito di bianco con un falcetto d'oro, perché i druidi avevano le miniere d'oro, e veniva fatto cadere su un telo bianco tenuto da delle vergini. Era talmente considerato sacro il vischio, capisci la raccolta fatta? E quindi poi è passata, questa sacralità è passata a noi che adesso ci baciamo, no? Sì, sotto il vischio. Sotto il vischio, beh certo, perché comunque c'è la vita, perché... Perché c'è la vita? Perché le palline di vischio, che sono biancastre, sì, specchiate, trasparenti, sì, se il liquido è biancato, rassomiglia, se andiamo a vedere, e loro questo vedevano, un po' al colore dello sperma, quindi portava la fecondità, e quindi noi ci baciamo sotto il vischio. Anche la pallina del vischio, no, può rappresentare l'ovulo della donna. Qualcosa di romantico, cioè. Molto romantico, ecco, molto bellissimo, molto romantico, anche se tagliavano le teste quando arrivavano. Vabbè, quello fa parte della battaglia. Sì, no? Ma sì, diciamo che questi antichi popoli avevano da una parte questi riti sacrali eccezionali, poi dal punto di vista, no, della società magari erano organizzati in maniera un po' più brusca, come si può dire. Oddio, anche i popoli moderni oggi non è che scherzano a combattere. Bravo, esatto, tra l'altro adesso ci sono i mitra quella volta. Quella volta i druidi, per esempio, usavano i celti, scusa ma mi sono ficcata con i druidi, i celti. Usavano la famosa ascia bipenne, che vi ricordate un po' nell'iconografia, no? Quell'ascia che ha due facce, se vai a vedere, no? Quindi arrivavano con l'ascia bipenne, insomma. Una cosa carina che mi piace raccontare, perché io sono molto certa che è molto antiromana, e questo non è carino, ma è così. Ma credo che tu in una vita precedente sei stata una celtica. Ma chissà, ma ce l'ho tanto tempo. Una che druida? Ancora questa cosa non l'ho appurata. Allora per questo adesso stai portando avanti, chiaramente, Un discorso... Brava, perché è come fosse proprio è una rivendicazione. Ma sai che quello che poi mi piace dire, ma in effetti poi lo penso veramente, senza togliere niente a tutte le altre civiltà, no? Cioè, mancherebbe. Però in effetti si parla sempre tanto dei pelle rossa, no? Che hanno fatto la fine che hanno fatto. Sì. Si parla tanto dell'indiano dell'India, si parla tanto. Ma vabbè, ma i Celti che stavano qui, noi qui siamo nati. Dei Celti si sa poco, se non la festa di Montelago, voglio dire, no? Eppure c'è una tradizione, una cultura che poi è venuta a noi, che è esagerata. Ma forse perché non abbiamo ben presente quanto questa civiltà fosse vicina a noi proprio geograficamente. Non sappiamo che sono stati qui. Sicuramente questo sì, che poi gioca a sfavore il fatto che non abbiano scritto. Questo credo che sia importante, quindi di loro hanno scritto i romani, insomma, dico sempre come se Don Anconetano scrivessero gli ascolani, insomma, o come i civitanovesi scrivessero i macedonesi, come te lo vedo io, no? Ecco. Quindi insomma purtroppo questo è... Tu pensa che, cioè pensate che erano talmente, quando andavano in battaglia, erano talmente... talmente sprezzanti della morte e del dolore. Un po' come i samurai. Un po' come i samurai, però mentre il samurai ha la sua divisa, no? Sì, questa sua precisione, questa preparazione e questa postura importante, no? Quando va in battaglia. I Celti erano proprio dei guaglioni, no? Quindi bevevano erano festaioli. In battaglia lo stesso, erano sprezzanti, ma sprezzanti nella maniera sfacciata, fra virgolette, se vogliamo dire così. Quindi bevevano vino in quell'occasione. Si ubriacavano. Bevevano anche il vino. Sì, quel tantino, no, sai quella donna allegra, no? Quell'ebbrezza che diceva, sì, ma adesso vado. Che ti rende un po' incosciente. Brava, e molto spesso andavano in battaglia nudi, perché erano grandi, possenti, no? Cioè, il gallo che viene dalla Francia era biondo e alto, quelli che sono di Spagna erano mori e più piccolini, ma erano abbastanza possenti. Corpulenti e si disegnavano il viso, il corpo di blu, è vero, no? Nel film con Cosoli, non mi ricordo, Braveheart, cos'era, che sono con la faccia dipinta di blu, è vero che si pigliano di blu. Mel Gibson, brava, usando una pianta che noi chiamiamo guado, l'Isacta tintoria, si dipingono sia le vesti che il viso, quindi nella battaglia che fecero qui in Italia. E che valenza aveva per loro il blu?
Beh, il blu comunque è una forma protettiva anche per noi, è fra i sette colori dell'arcobaleno, è uno dei sette chakra, è la protezione dell'arcangelo Michele, cioè il blu comunque protegge, sì, e quindi anche per loro, pensa, un po' ti dico della battaglia, che per esempio i Celti, come i Pelle Rossa, non avevano divinità dipinte, non erano idolatri. Sì. E sono forse le ultime, dagli studi che ho fatto io, poi mi posso sbagliare prossimamente, sono le ultime due uniche civiltà che non avevano l'idolatria. E per me questo è importante, per me, per come vivo io la sacralità, è importante. Non avevano bisogno di dei, cioè i dei ce l'avevano, ma non erano... Era quello quando, che li circondava. Quando andavano, arrivarono in Grecia, rimasero stupiti dalle statue che dei, cioè da Atena, no? Che dei adoravano. Adorano una statua, cioè voglio dire, no? Questi non c'avevano segni, questi. Non avevo, capisci, è importante questa. E quindi ti avevano questi simboli. Avevano questi simboli che però li usavano i sacerdoti. Quindi nel 390 avanti Cristo, quindi in tarda età, perché chiaramente la cultura celtica risale a 19.000 anni fa, no? I primi. Nel 390 arrivarono, fra scorribande varie, arrivarono in Italia ed arrivarono nei pressi di Roma. Nei pressi di Roma c'è il fiume Allia, che è un affluente del Tevere, e raccontano le cronache romane, quindi non celtiche, che i druidi si erano tinti di blu, nudi, e suonando un corno che loro avevano ricavato da un teschio del cinghiale, il cranix, suonando questo carnix, scusa, e arrivavano urlando, forsennati, e era il 18 luglio del 390, tanto che i romani pronti, no, con loro preparatissimi nella battaglia, certo, no? Certo, con gli scudi, no? Immagina quando videro questi forsennati arrivare urlando, nudi, tutti i tinti di blu, non fecero altro che girare le spalle e fuggire. Cioè fuggirono, però non combatterono neanche. Si sono impauriti proprio. Tremendamente, terrorizzati più che altro. E quel giorno è rimasto come scritto come il Dies Nefastus. Quindi per loro fu proprio, ma immagina, fu proprio insomma una roba brutta. Scioccante. No? Non erano pronti a vedere una cosa. Non erano così. Pronti. E dopo si rifecero, che c'entra? Dopo nel 225 ci fu la sconfitta a Talomone, no? Quindi i romani si rifecero. E furono battuti tremendamente i Celti rimasti, ma anche perché una volta venuti qui in Italia, poi molti, cioè tutti, videro che in effetti qui insomma si viveva bene, cioè a Roma c'era l'oro, c'era il buon mangiare, il buon cibo, c'era una vita, la vita romana dell'epoca, no? Quindi furono forse, conquistati, no? Volevo farti una domanda, magari tutto. Tu sei più... informata, chiaramente avendo fatto degli studi, forse i romani erano più, si può descriverli meglio come una civiltà? Erano più civilizzati dal punto di vista... Non è che erano più, perché la cultura c'erano anche i Celti. Ma no, non parlo di cultura, proprio a livello erano più schemi, erano di strutture più sociali. Erano più gerarchici i romani. Gerarchici, ecco. Cosa che i Celti, cioè non c'era un re celtico, in effetti un re celtico, il primo, forse se lo vogliamo chiamare il primo grande condottiero fu Vercingetorige, fu Brenno. Ma io facevo riferimento più a cose tipo i romani introdussero gli acquedotti, fecero le terme, avevano questa cultura della bellezza che a loro mancava. Però se pensi che in tutto questo loro essere un po' più grezzi, furono quelli che scoprirono il chiodo, cioè il chiodo fu costruito dai Celti, quindi è arrivato a noi, perché lo costruirono? Perché chi lavorava il ferro bene, i romani presero la lavorazione del ferro, l'ha preso dai Celti, poi si unirono, sai, le cose si sono unite chiaramente, le culture contaminano, qui incontrarono gli Etruschi, poi incontrarono i Piceni, quindi poi ci sono state, nelle sepolture ci furono dei grandi cambiamenti anche con i Celti quando incontrarono gli Etruschi. Però certe cose sono proprio celtiche, e sì, i romani avevano più la parte dell'estetica. Erano più ingegneri, chiamiamoli così. Sì, e quindi anche loro, quando arrivarono qui, insomma, furono un po', molti diventarono mercenari, chiaramente, furono proprio conquistati dalla bellezza. Sì, sì.
e diventati mercenari, poi non combatterono sia per i cartaginesi che per... Lì si perse proprio tutta la, la loro potenza, la loro saggezza, la loro bellezza. La purezza, no? Della loro cultura, della razza, forse, sì, no? Sì, 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 sì. Beh, questo... Mai consigliare le guerre. Bravo, ma assolutamente mai consigliare le guerre. Senti carissimo, noi abbiamo parlato un sacco, è quasi mezzogiorno e io direi No, hai parlato quello che serviva e ci piace un sacco, solo che volevo fare questa cosa delle rune. Sì. Tu ce l'hai il sacchettino a portata di mano? Io sto sempre dietro, ce l'ho davanti a me. Vado? Ok, vai con l'estrazione. Vai. Allora, aspetta, estraggo. Ragazzi, vedami altro che sto più comoda. La tua, estraggo la vostra. Sì. Estrai la nostra. Vediamo che dice. Allora. Allora. Suspense. Oh, me la leggo. Sì. Vediamo un po'. Allora. È venuta fuori Ewosh. Non te la, voi non conoscete la cosa, non è Mosha. Ewosh, ragazzi, la conoscono. Ewosh. Aosh. Dunque no, è venuta fuori non Ewosh. E aspetta che ti ci vado. È venuta fuori Ewosh. No, Ewosh. Ewosh. È una runa abbinata al tasso. Alla pianta del tasso. Conoscete il tasso quanto è bello? No, però conosciamo l'animale. Rassomiglia un pochino all'abete, molto lontanamente, però gli aghetti sono morbidissimi, ha un verde bellissimo, ha delle tacche rosse stupende ed è molto tossica. Molto bella ma molto tossica. Questo potrebbe essere proprio riferito al dolce far niente. Esatto, no? Molto tossico, quindi... al dolce far niente. Belle ma tossiche. Il tè che conosci, tarocchi, è abbinata all'arcano maggiore della morte. Ah, bellissimo. Quindi capisci l'abbinamento. È la trasformazione, bellissimo. Però vedi come si legge la runa? Quindi tu la puoi abbinare benissimo alla trasformazione. Mi piace moltissimo. Ecco, quindi adesso spiega a lui bene. La pietra a cui, che abbiniamo a questa, la cristallo che abbiniamo a questa runa è la cianite, che serve per permettere di poter tagliare quello che ci è rimasto inutile. Bellissimo. Sì. E un po' come anche l'appeso, no? Per cui no, 12, 13. Sì, l'appeso per un'altra. Sì, sì, però l'idea di tagliare, no? Anche la morte è comunque vicina all'appeso. Sì, per cui... sì, ecco, possiamo vedendola così molto, molto, molto bene. Appeso molto, molto bene. Molto bene, l'appeso con i salami. Molto bene. Questa luna cosa vi racconta? Vi racconta che io ve la dico un po' così. Sì. È come se. Stai rimettendo in piedi la propria vita, la tua vita, come stai ripartendo, ecco. Quindi è necessario far spazio, far morire, no? Nel senso metaforico, qualcosa perché dà spazio a qualcosa di nuovo. Ecco, perfetto. E come esagramma dell'I Ching, conoscete l'I Ching? L'I Ching un po' meno. Però sai cosa sono, no? Sì, assolutamente. Vecchio, un'antica cultura, è il numero 18, è l'emendamento delle cose. Quindi questa runa vi dice che ovviamente è come se stesse... Ci dobbiamo inventare. Sta arrivando, però necessariamente... E mi viene da dirvi, date una pulita agli armadi, buttate via le cose vecchie. Sì. Lo faremo, ci lo può faremo. Stare? Ci può stare? Assolutamente. Mamma mia, quante cose ci dicono ste rune. Lo faremo. È bellissimo. Questo è quello che dice una runa detta in breve, chiaramente. No? Sì, perché chiaramente. Poi se questa è in breve, ci vuole un distanza di 3-4 ore. Sì, ci vuole un po' di tempo, sì. Allora, sì. Noi facciamo così, una mattina che tu sei libera, vieni qua e facciamo lettura delle rune a go-go. Ah, bellissimo, questa cosa mi piace moltissimissimo. Molto bene. Ok. Senti Gemma, dacci le ultime notizie, le ultime cose che ti riguardano, riguardo la tua associazione, quello che ti proponi di fare, perché purtroppo il nostro tempo sta finendo. Sì. Guarda, io adesso partirò con due soci, andrò il 17 di questo mese a Trieste presso un'associazione amica. Innanzitutto volevo dire ai nostri ascoltatori, è possibile iscriversi al tuo gruppo? Assolutamente sì, al gruppo Celtico Marchigiano.
L'unica cosa è che noi accettiamo solo chi ha voglia in effetti poi di studiare e mettersi, cioè non no perdi tempo a no perdi tempo perdi no perché tempo. Sono un gruppo di studi, i ragazzi stanno studiando, stanno preparando i vestiti, chi prepara le musiche, cioè giocando però c'è si una fa sul c'è, un, serio. C'è una ricerca sì dietro. Quindi se uno viene lì tanto perché si iscrive a un gruppo, no, viene lì perché poi si mette in gioco con noi, deve essere motivato e chiaramente interessato a vedere se poi gli appartiene questa cosa. Chiaramente con noi si diverte, quindi saranno tutti. Devono stare anche loro delle rune ogni giorno. Poi ogni giorno, appena è possibile, le distraiamo, le rimestiamo. Lavorare. Quindi niente, dico, partirò, vado a festeggiare, a celebrare il solstizio d'estate a Trieste. Bellissimo. Che è bellissimo, che è una cerimonia chiaramente celtica, con il fuoco, con le erbe officinali. Praticamente si avvicina, è il 21 di giugno, che si avvicina molto al nostro 24 giugno, che è San Giovanni. Sì. Quindi andremo lì e celebreremo con loro, io porterò le mie rune, il tamburo e farò quello che ho volto in un cerchio magico, sacro, quello che mi viene, insomma, che sto preparando, fra l'altro. Questa è l'ultima cosa. Poi celebreremo il 31 luglio, lì vi invito, a Ravenna, celebreremo una festa, faremo una festa celtica. Bellissima. A Ravenna uscirà l'evento in un posto, in un orto botanico di una mia cara amica che è un'associazione lì. Bellissimo, Gemma. Io poi ti ringrazio tantissimo di essere stata con noi. Grazie. Sbrigati andare al mare perché sennò piove e dopo lo si trova. Guarda, io vado, mi scendo su, mi devo solo mettere le ciabatte e vado. Mi raccomando, teniamoci in contatto per organizzare questa mattinata di lettura di rune molto in diretta. Bene. Sì, no, è bellissima questa cosa, molto volentieri. Perfetto. Ok. Allora, hai un aforisma, una frase come ti avevo chiesto? Celtica. Guarda, io ti dico la frase che ho messo nella mia brochure, queste frasi straniere. Per me la vita è un'opportunità e quindi sta a noi coglierla. Benissimo, ci piace. Ci piace. È buono. Buon bagno. Cara Gemma, grazie di tutto e ci teniamo in contatto. Grazie a voi. Ciao, a presto. Grazie mille, ciao. Allora, qui siamo arrivati alla fine. Abbiamo un po' sforato, ma vabbè, ci piace questo. Io vi lascio con una frecciatina di Roberto Gervaso, che dice questo: la ricchezza non rende migliori, ma neanche la povertà. Eccola. Beh, stamattina abbiamo avuto due aforismi molto facili, quindi semplici ma incisivi. Sì. Va bene, ragazzi, ragazze e ascoltatori tutti, noi ci salutiamo, ci troviamo qui sabato prossimo. Sabato abbiamo ospite il dottor Zappelli e parleremo di estetica. Di estetica? Sì, Nazareno. Per le donne in particolare. Ma per tutti, perché ultimamente anche l'uomo ci tende. Perché gli uomini sono già belli, quindi. Ah, naturalmente! Capito com'è? E per il discorso che un uomo brizzolato è affascinante e una donna è vecchia, ho capito. Questa è la cosa. Sempre quella cosa simpaticissima. Eccezionale. Cioè. Poi vediamo se il dottor Zappelli ci confermerà questa regola. Diciamo. Credo che lo minaccerò prima di venire qua. Allora, noi ci lasciamo con un altro pezzo celtico, Legend, e naturalmente ci troviamo qui sabato prossimo. Io vi auguro buon weekend.